Lo sport può essere un cammino di formazione per i giovani, quando è fatto con lealtà, con impegno, con passione, proprio perché educa al rispetto dell'altro, a puntare a mete alte, ma sempre facendo questo con grande serietà e verità. Il Natale dello sport a Chieti fu voluto dall'arcivescovo Bruno Forte appena si insediò. Il sodalizio con molte società sportive, tra le quali Chieti Calcio, la Magic Basket e la Tetis Atletica Leggera, va avanti e si basa su solidi valori umani e sportivi. Tutti insieme per salutare il Natale, ma anche per avviarsi a un nuovo anno, in nome di che cosa? Ma guarda, in nome di una cosa semplice: noi siamo abituati a fare bene il bene. Per cui nell'organizzare lo sport stiamo cercando di riportare avanti alcuni valori, soprattutto quelli educativi. Per noi l'allenatore non è solo un tecnico, è un educatore. Se non fosse così sarebbe una persona capace di fare tanto male, invece in questa maniera è una persona che riesce anche a recuperare alcune cose che oggi purtroppo la famiglia non dà. Lo sport trasmette quel senso di giustizia di cui i giovani hanno una straordinaria necessità, e da oggi viene un messaggio importante, un messaggio veramente di fiducia per un Natale che deve essere vissuto in sicurezza e per tante soddisfazioni per gli sportivi, come peraltro ci sono state per le associazioni sportive della nostra città in questo anno. Ci auguriamo che anche per l'anno nuovo si possa replicare. Ecco, ma soprattutto un messaggio per i più piccini, per i giovani, che deve essere quello di non aggregarsi, ma stando comunque vicini.